Salve a tutti cari amici di YouTube, sono Informatica Tutorial. Oggi vedremo l'installazione su macchina virtuale della Technical Preview di Windows Server 2016. Il 29 luglio 2015 MS ha rilasciato ufficialmente Windows 10 e dunque non si è fatta mancare l'infrastruttura server. Possiamo chiamare l'host Windows Server 10 ma anche Server 2016 come suo nome nativo. A livello di interfaccia grafica si hanno poche differenze rispetto alla release precedenti. C'è da premettere che gli utenti che hanno adoperato fino ad ora la versione 2003 o 2008, il tutto è un po' differente a livello di GUI, dunque di interfaccia grafica. Effettivamente vedere un sistema server basato su un sistema come Windows 8 e 8.1, dunque con le classiche mattonelle di start e le icone in stile modern, è quindi un sistema ottimizzato per il touch, potrebbe lasciare perplessi, ma chiaramente le funzionalità sono le stesse, con nuove implementazioni importanti come il desktop virtuale che a Microsoft mancava. L'installazione la sto eseguendo su macchina virtuale utilizzando VMware Workstation. Potete utilizzare come alternativa il programma di Oracle, ma consiglio vivamente di utilizzare quest'altro applicativo. Non vi occuperà molto spazio, vi dico solo che la ISO pesa 4,77 giga all'incirca. Mi sto riferendo dunque alla Technical Preview 5. Come vedete i tempi di risposta di installazione del server sono abbastanza snelli. Possiamo dire inoltre che questa interfaccia ha un restyling della versione del 2012, solo che aggiornata al design di Windows 10. Consiglio al momento di non installarla sui vostri server perché d'altronde si tratta ancora di una versione instabile. Comunque potrete testarla con tranquillità su macchina virtuale. La prima Technical Preview dunque è stata rilasciata il 1 ottobre 2014. E attualmente Windows Server 2016 è ancora in fase di sviluppo. La pubblicazione finale è prevista per settembre 2016, dunque la conferenza di Ignite 26-30 settembre 2016. Man mano che mi seguirete sul canale potrete vedere tutorial inerenti a questo OS. Oggi vi ho mostrato il suo setup di installazione e alcune novità che potrete leggere nella sezione sottotitoli presente in basso al video.